Arrivò per combinazione proprio il 1° aprile, ma in quel giorno era il venerdì di Quaresima. Che c'è? Ma che mi avete fatto il pesce d'aprile? Mannaggia voi! Salve, sono Roberto, editore della Grafe It. La mia missione è pubblicare libri che rispondono a domande particolari nell'ambito della narrativa, della saggistica, della spiritualità e anche un pizzico di poesia. Per me è importante la qualità dei libri pubblicati e non la quantità. E visto che un libro con Grafe It non si improvvisa, i nostri titoli potrebbero essere definiti di nicchia. La breve storia del pesce d'aprile è un saggio simpatico che esce nella nostra collana Parva e, come dice il titolo, racconta la storia di questa tradizione che non è solo italiana. Autore è Giuseppe Pitré, medico e demopsicologo, cioè studioso della psicologia dei popoli attraverso i loro usi e costumi. È vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e ha analizzato in lungo e in largo le nostre tradizioni, tra cui appunto anche il pesce d'aprile. Nella breve storia del pesce d'aprile abbiamo la prefazione di Carlo Lapucci, esimio studioso di tradizioni popolari, e la postfazione della giornalista Roberta Barbi, che analizza i principali scherzi d'aprile della storia. Ci sono poi diverse vignette realizzate da alcuni noti illustratori. Vabbè, ma dopo tutta questa pappardella, qual è la storia del pesce d'aprile? Quali sono le sue origini? Non è facile rispondere perché è un argomento scivoloso, proprio come il pesce. Nel libro sono riportate diverse teorie, tra cui una la pone addirittura all'origine del mondo, perché pare che era proprio il 1° aprile quando il Signore finì di fare quello che doveva fare sulla terra e se ne tornò in cielo. Però non diede alcuna indicazione all'umanità e quindi le persone non sapevano che fare. C'era chi scavava, chi costruiva, chi andava di qua, chi andava di là e, come sempre succede, c'erano i più furbi e un po' i più scemotti. I furbacchioni, per togliersi di mezzo i bamboccioni, gli davano incarichi stupidi da fare, tipo vammi a prendere un etto di olio di gomito. E così sarà nato il pesce d'aprile? Chissà. Se vuoi conoscere veramente la storia del pesce d'aprile, allora vai in libreria, vai sui nostri siti e compra la tua copia di Breve Storia del Pesce d'Aprile. Tra l'altro, in ogni volume troverai anche una cartolina con il pesciolino da ritagliare e da appiccicare sulla schiena del malcapitato, come me.